Liberi.tv, Riccardo Cristiano, una marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze, qui oggi a Castel Sant'Angelo dove si conclude la marcia internazionale appunto per la libertà e siamo in compagnia di Alessandro Manna dell'ALDE, giusto? Che adesso ci spiegherà soprattutto cos'è l'ALDE e l'importanza di essere qui a manifestare come tutti gli anni del resto. Allora, l'ALDE Party è la casa comune dei liberali europei, un partito diciamo giovane rispetto ai partiti storici perché nacque come partito di partiti, associazione di partiti nel 1976 con la dichiarazione di Stoccarda. Questo partito inizialmente fu appunto una confederazione di partiti nazionali, è diventata una federazione e poi adesso oggi vuole diventare un vero e proprio partito paneuropeo. Certo. E ha aperto dal 2011 all'adesione individuale dei cittadini, quindi è possibile oggi iscriversi al Partito Europeo dei Liberali senza passare necessariamente dal partito nazionale che vi aderisce. E come si fa? Cioè, c'è un sito internet? Il sito internet di aldeparty.eu, membri, individual members, è possibile iscriversi, compilare un format, non vi sono restrizioni, discriminazioni ovviamente di alcun tipo, basta condividere i valori espressi nella dichiarazione di Stoccarda. Per quanto riguarda la marcia internazionale, cos'è diciamo importante oggi a livello proprio di libertà? Perché la libertà non è scontata, in quanto oggi la libertà va difesa e soprattutto diciamo contraddistinta da quello che è magari un diritto che sembra acquisito. Allora, noi condividiamo con Società Libera l'assunto di base della marcia. Negli ultimi anni la situazione dei diritti umani a livello internazionale sta peggiorando e questo è grave. La mia idea è la seguente: io credo che per migliorare la situazione dei diritti umani sia importante politicamente dare maggior peso ai liberali nelle istituzioni. I liberali si sono indeboliti nelle istituzioni, anche in Europa. Dobbiamo tornare a essere presenti, magari rinnovando il linguaggio. Non è necessario fare dei richiami continui all'identità e dirsi liberale. È importante avere delle proposte liberali, è importante avere un programma politico liberale e essere presenti nelle istituzioni a tutti i livelli per difendere i diritti umani. Quindi l'importante è quindi partecipare alle attività ed essere ognuno libertà. Assolutamente sì. Ovviamente iscriversi significa anche contribuire economicamente. Si paga una quota intorno ai 20 euro annui per ora, si ha diritto all'invio settimanale, bisettimanale di una newsletter, del periodico trimestrale dell'ALDE e, cosa importante, abbiamo diritto noi comunità di membri individuali ad eleggere i nostri rappresentanti al congresso annuale del Partito Europeo. Quest'anno il congresso si terrà a Varsavia i primi di dicembre e ben 3 delegati dei membri individuali si rappresenteranno e porteranno avanti delle mozioni tra l'altro molto interessanti. Alessandro Manna, diciamo presidente. Sono stato nominato coordinatore per il Lazio. Oggi il Lazio ha ben più di 60 aderenti al Partito Europeo provenienti da varie associazioni della galassia liberale fondamentalmente, anche radicali ovviamente, tanti. Ed è la casa comune, chissà che ALDE, questa comunità dei membri individuali, non possa anche diventare a breve un incubatore di un nuovo soggetto politico nazionale in grado di provare a eleggere rappresentanti nelle assemblee rappresentative locali, nazionali e un giorno europee. Perfetto, io ringrazio Alessandro Manna appunto dell'ALDE e gli auguro una buona marcia internazionale per la libertà delle minoranze e popoli oppressi, anzi in questo caso una diciamo una buona conclusione di questa marcia che come tutti gli anni è presente qui a Roma e anche all'estero. Grazie ancora. Un saluto a tutti gli amici di Liberi TV.